Benvenuti, oggi parliamo dei gorilla. I gorilla sono un genere di primati appartenenti alla famiglia degli ominidi, la stessa famiglia a cui apparteniamo anche noi esseri umani. Vivono nell'Africa equatoriale. Ci sono due specie, i gorilla occidentali, gorilla gorilla, e i gorilla orientali, gorilla beringhei. Ho filmato queste immagini nella foresta di Buindi, in Uganda, uno dei pochi luoghi dove vivono i gorilla di montagna, che sono una sottospecie dei gorilla orientali. I gorilla sono animali grandi e forti, ma relativamente pacifici. Vivono fino a 30 o 40 anni. I maschi sono alti fino a 180 cm e pesano fino a 180 kg. Le femmine pesano circa la metà. Nei maschi adulti il pelo della schiena assume una bellissima colorazione grigio-argento e per questo vengono detti silverback. Sono ben adattati a vivere al suolo, anche se i piccoli si divertono moltissimo a giocare sugli alberi. I gorilla sono animali sociali, che vivono in branchi di solito composti dal maschio silverback, alcune femmine e i piccoli. I piccoli sono vulnerabili e dipendono molto dalle madri e dalla protezione del maschio silverback. L'allattamento dura fino a 3 anni, anche se i piccoli integrano la dieta con sostanze solide a partire dagli 8 mesi. Al terzo anno entrano nel periodo giovanile e questo dura fino al sesto anno. I gorilla passano molto tempo a mangiare, spostandosi continuamente nella foresta in cerca di foglie, bacche, germogli e frutti. Ne mangiano anche più di 30 kg al giorno. Alla fine degli anni 70 del secolo scorso rimanevano in natura meno di 300 esemplari di gorilla di montagna. La primatologa americana Diane Fossey dedicò la sua vita allo studio e alla difesa di queste meravigliose creature. Venne uccisa nel 1985, probabilmente ad opera di bracconieri. Oggi si stima che la popolazione sia cresciuta oltre i 1.000 esemplari, grazie alle misure di conservazione. Nell'immaginario collettivo i gorilla rappresentano forza e natura selvaggia, ma fortunatamente non hanno più quella fama di esseri feroci e violenti che avevano nel secolo scorso.